Ora, oggi iniziamo la seconda parte del nostro corso. La seconda parte del nostro corso è dedicata al cosiddetto elettromagnetismo applicato, e cioè qual è il nostro obiettivo. Richiameremo le leggi fondamentali dell'elettromagnetismo, le proprietà, gli strumenti matematici che servono per formulare i vari problemi. Poi, utilizzando questi strumenti, daremo intanto un'interpretazione a quello che abbiamo visto in teoria dei circuiti, e cioè iniziamo da oggi a capire cos'è la corrente e cos'è la tensione. Noi per ora abbiamo formulato un modello matematico, la cosiddetta teoria dei circuiti, sostanzialmente assiomatico. Io vi ho introdotto il concetto di bipolo, vi ho detto il bipolo è caratterizzato da tensione e corrente, le caratteristiche sono queste, e poi abbiamo sviluppato una serie di modelli per calcolarne corrente, tensione, potenza e quant'altro. Da oggi iniziamo a dare un significato fisico, che da un lato ci farà capire cosa significano queste grandezze, e poi ci darà anche un'interpretazione delle leggi che abbiamo introdotto in maniera assiomatica nella teoria dei circuiti. Che significa la legge di Kirchhoff dal punto di vista fisico? Quando è che un bipolo è passivo? Quindi avremo questo primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di iniziare a studiarci la dipendenza di quelli che per noi finora sono stati parametri dalla realtà fisica. Per ora un resistore l'abbiamo visto come un elemento dotato di un parametro R uguale 10 ohm. Adesso cercheremo di correlare questo valore numerico con la realtà fisica di un oggetto che si comporti come tale, come resistore, come induttore, come generatore. Noi cercheremo di entrare nel merito della realizzazione pratica di questi oggetti, come si realizza un trasformatore, come si realizza un induttore, come si realizza un condensatore, quali principi sono alla base di questi componenti e quali sono i limiti entro cui un oggetto fisico reale possa essere modellato con un elemento della teoria dei circuiti. Nella teoria dei circuiti tutti gli elementi sono ideali. Nella realtà, come vedremo, quello è un modo di rappresentare delle situazioni pratiche entro certi limiti, che sono quelli che studieremo. Quindi partiamo dall'ABC. Io vi darò oggi e domani un riepilogo di concetti che dovreste già conoscere dalla fisica. Quindi corrente, tensione, campo elettrico, campo magnetico e tutte le proprietà. Quindi andrò abbastanza veloce su questo. Ovviamente se ci sono dei dubbi che vi trascinate su queste cose, è bene chiarirli adesso, perché altrimenti io do per scontato che sono tutte cose che rivedete e sulle quali non ci sono cose da chiarire. Partiamo proprio dal concetto di corrente elettrica, anzi di carica elettrica. L'elettromagnetismo è una delle interazioni fondamentali che conosciamo in natura, insieme alla gravitazionale e all'atomica. L'interazione elettromagnetica avviene per via di una proprietà della materia che è la cosiddetta carica elettrica, mentre quella gravitazionale è legata a una proprietà detta massa e così via. Quindi il punto di partenza della teoria dell'elettromagnetismo è capire cos'è la carica. La carica è una proprietà della materia, sappiamo tutti, è associata a due possibili specie. Sperimentalmente si rileva, a differenza della massa, che esistono due tipi di carica. Perché lo si rileva sperimentalmente? Perché mentre l'interazione gravitazionale è sempre solo di un tipo, attrattivo, quella elettromagnetica può essere attrattivo e repulsivo. Questo dà la giustificazione teorica all'esistenza di due tipi di cariche, che convenzionalmente chiamiamo positive e negative. Potevamo chiamarle Pippo e Topolino. La cosa importante è che la prova sperimentale evidenzia il fatto che ci siano due tipi di cariche. Noi convenzionalmente associamo il segno più ai protoni e il segno meno agli elettroni nella nostra classificazione. Sono convenzioni, potevamo ovviamente sviluppare la stessa teoria invertendo i segni. La cosa importante è che venga distinta l'azione di attrazione dall'azione di repulsione. L'azione di attrazione che si ha quando le cariche sono di segno diverso e quella di repulsione che si ha quando sono di segno uguale, come ben sappiamo.
Ora, dal nostro punto di vista, per le nostre applicazioni, noi svilupperemo la teoria dell'elettromagnetismo cosiddetta classica, cioè la teoria dell'elettromagnetismo che si applica a situazioni macroscopiche, quindi non scendiamo a livello del singolo atomo, e a situazioni non relativistiche, quindi non arriviamo a velocità simili a quelle della luce. Perché in queste situazioni estreme, questa teoria che vedremo oggi, che è quella classica, viene corretta in un primo caso dalla meccanica quantistica, quando si scende a livello atomico queste leggi non sono più vere, quelle che vedremo oggi, ma vanno corrette, nel secondo caso dalla teoria della relatività di Einstein, che ci dice cosa succede quando ci avviciniamo a velocità della luce. Noi per fortuna siamo in un range di condizioni di funzionamento molto lontane da questi estremi, quindi da un nostro punto di vista a noi non interesserà andare a vedere il dettaglio della singola carica puntiforme. Se in una certa regione di spazio ci sono cariche positive e negative, a noi interesserà dal punto di vista elettromagnetico la cosiddetta carica netta, e cioè istante per istante andremo a considerare la somma delle cariche prese con il loro segno. Quindi se Q indica la carica elettrica presente in una certa regione di spazio, in realtà, come vedremo, dal punto di vista delle interazioni che studieremo noi, a noi interessa sapere qual è la carica netta. E quindi un corpo sarà elettricamente neutro quando le cariche positive sono esattamente uguali a quelle negative. Quindi per noi quel corpo è privo di carica, ben sapendo però che in realtà le cariche ci sono e come, semplicemente si bilanciano perfettamente le positive con le negative. Sapete che a livello atomico, quando questo bilancio non esiste più, si parla di ioni, ione positivo quando le cariche positive eccedono le negative e viceversa ioni negativi. Ripeto, noi non entreremo nel dettaglio atomico, quindi la nostra scala, quando parleremo anche di volume infinitesimo, quando ragioneremo con gli integrali, l'integrale di volume si riferisce a un volume infinitesimo, noi abbiamo sempre come riferimento un volume che è molto piccolo ma la cui dimensione è comunque molto grande rispetto alla scala atomica. Ok? Quindi noi lavoreremo con le cariche nette, e proprio perché non ci serve il dettaglio fine, puntiforme delle cariche, in realtà noi in molti casi assumeremo questa carica non puntiforme ma spalmata sul volume, introducendo il cosiddetto concetto di densità di carica. La densità volumetrica di carica, come tutte le densità, che cos'è? Definita come quel campo scalare integrato il quale ottenete la grandezza che vi serve. Quindi se io ho un volume e voglio descrivere la distribuzione di carica non in maniera locale a livello di distribuzione puntiforme, ma attraverso una funzione dello spazio, una rho, che è la cosiddetta densità di carica, se V è il volume che sto considerando, allora per definizione la carica, la densità di carica chiaramente potrebbe dipendere non solo dallo spazio ma anche dal tempo, quindi mettiamoci anche la variabile temporale, abbiamo da qualche parte un sistema di riferimento, quindi noi riferiamo il vettore posizione rispetto al sistema di riferimento. Allora la densità di carica è quella grandezza, quella funzione del tempo e dello spazio che è integrata nello spazio, nel volume V, ci fornisce la carica netta. Okay. Questa è la definizione generale. Se io conosco la densità con cui si distribuisce questa carica elettrica, la integro sul volume e ottengo la carica. Adesso, dal punto di vista delle unità di misura, la carica si misura in coulomb.
Quindi la densità di carica si misurerà in coulomb, in metri cubi. Per chiarire ancora meglio questo concetto, facciamo il caso più semplice possibile. Immaginate che la carica sia distribuita uniformemente sul volume V. Significa che ρ non è più in funzione della posizione. Questo significa distribuzione uniforme, è uguale dappertutto. Se ρ è uniforme, significa che è solo funzione del tempo e non più dello spazio. E quindi significa che sto facendo un'integrale di una costante. Io sto integrando nello spazio, ma l'integrando non è più funzione dello spazio e quindi diventa l'integrale di una costante. Quanto vale l'integrale di una costante? Come si calcola? È la costante che può essere portata fuori dal segno di integrale e quindi diventa l'integrale di 1. Chi è l'integrale di 1? Il volume di questo spazio considerato. E quindi in questo caso la carica non è altro che la densità per il volume. Oppure, se volete, questo è il caso in cui la densità viene definita come carica diviso volume. Caso più semplice. Questo vi fa anche cogliere in maniera più netta il significato di densità. Se tutto fosse uniforme, la densità non sarebbe altro che la carica diviso il volume. La densità di massa che cos'è? La massa diviso il volume. Tutti i concetti di densità hanno a che fare con la grandezza diviso la misura della regione su cui stiamo considerando la densità. Le densità volumetriche sono grandezza diviso metri cubi. Le densità superficiali sono grandezza diviso metri quadri e così via. Ok? Quindi, nel caso più semplice in assoluto, io cosa faccio? Prendo la carica spalmata, tutta la carica contenuta in un volume, la divido per il volume e ottengo la densità. Ma questo è solo il caso semplice, perché prevede che la densità sia uguale dappertutto. Io potrei avere una situazione in cui la carica sia densa di più qui e di meno qui. E quindi nella situazione generale cosa faccio? Questo legame qui, Q uguale ρ T per V, non è più vero sull'intero volume, ma è vero su un volumetto elementare. Quindi nel caso generale questo non vale più, ma vale questo. Posso dire che in questo volume c'è un infinitesimo di carica pari a dq in questo volume. Essendo molto piccolo, posso supporre che questa dq sia uniforme e quindi posso applicare questa relazione qui, dq uguale ρ dv. Questo è il contributo elementare della carica. Come si passa da questo a questo? Semplicemente andando a integrare. Applicate il concetto di integrale. Cos'è l'integrale? La somma infinita di contributi infinitesimi. Quindi il contributo lo calcolate sull'infinitesimo. Questo è integrale di volume, quindi il suo infinitesimo è l'infinitesimo di volume, dv, questo parallelepipedo infinitesimo. Nell'infinitesimo di volume c'è un infinitesimo di carica, che posso scrivere dq uguale ρ per dv, dopodiché vado ad integrare su tutto il volume e ottengo questa relazione generale. Vado veloce, presupponendo che voi questi concetti li conosciate, l'integrale di volume. Adesso tra poco faremo l'integrale di superficie, poi faremo l'integrale di linea e l'integrale, qui daremo il nome di flusso. Io vi richiamerò i concetti legati all'integrazione, ma se ci sono punti su cui volete che io mi soffermi adesso, ditelo, perché poi questi strumenti li useremo in questa seconda parte del corso. Faremo integrazione,
di linea, di superficie e di volume. Bene, allora questo è il concetto di carica netta, che è quello che ci interesserà. Adesso, noto il concetto di carica netta, possiamo introdurre il concetto di corrente elettrica. La corrente elettrica non è altro che flusso di carica. Come lo introduciamo? Introduciamolo con un esperimento concettuale. Allora, corrente elettrica. Immaginate di avere una regione di spazio in cui ci siano delle cariche in movimento, cariche che possono essere positive, negative e che si possano muovere in direzioni qualsiasi. Un moto disordinato, se volete. Consideriamo una superficie qualsiasi. Prendiamo la S, può essere aperta, può essere chiusa, quello che volete. Una superficie qualsiasi. Queste cariche nel loro moto possono intercettare la superficie, possono attraversarla da un verso all'altro verso, possono non attraversarla, non lo sappiamo. Abbiamo però definito una superficie S nello spazio tridimensionale. Ok? Benissimo. Adesso supponiamo di fare questo esperimento concettuale. Andiamo a fotografare cosa succede da un istante generico T a un istante T più delta T. Quindi osserviamo quello che succede in questo intervallo di tempo. Andiamo a vedere in particolare, una volta che assegno un verso di percorrenza di questa, di attraversamento di questa superficie, in maniera arbitraria, prendo questa superficie e decido, per me il verso positivo è quello che va da sinistra a destra, o viceversa, uno qualsiasi. Come vedremo, dare un verso ad una superficie significa orientare il suo versore normale. Per me la normale a questa superficie è questa. Il versore normale è questo. Sto dando un verso convenzionalmente positivo. Ora immaginate di fare questo esperimento concettuale. Immaginate di andare a conteggiare nell'intervallo assegnato quante cariche hanno attraversato la superficie. Solo quelle che hanno attraversato la superficie. Ok? Con questa regola. Le cariche positive che attraversano la superficie nel verso che abbiamo dato vengono conteggiate col segno più, viceversa col segno meno. Le cariche negative, una carica negativa tipo questa, che attraversa la superficie nel verso prefissato viene conteggiata col segno meno. Una carica negativa che invece attraversa il verso opposto equivale a una positiva che attraverso il verso giusto, tra virgolette. Ok? Quindi assegniamo questa regola di conteggiare queste cariche con questo tipo di approccio. Cosa può accadere? Può accadere, per esempio, che nell'intervallo lo stesso numero di cariche nette, la carica netta sia zero, non perché le cariche non siano in movimento, ma perché il movimento di queste cariche si bilancia perfettamente. Quindi la carica netta è zero. Ma può accadere, per esempio, che la carica positiva che fluisce nel verso indicato è maggiore di quella negativa. Quindi la carica netta sarà positiva, o viceversa, nel qual caso la carica netta sarà negativa. Okay? Quindi io vado a fare questo esperimento, alla fine di questo intervallo avrò conteggiato quanta carica è fluita attraverso la superficie nel verso che gli ho dato come riferimento. Benissimo. Bene, supponete di fare questo esperimento a partire da un istante T0 prefissato. Lo fate prima nell'intervallo T0T e poi nell'intervallo T0T più delta T.
che chiamiamo Q con S la carica calcolata in questo modo, avendo fissato un istante T0 qualsiasi generico, la carica dipenderà solo dall'istante finale. Quindi quello che è successo da T0 a T l'ho conteggiato in Q con S di T, quello che è successo da T0 T più delta T lo conteggio in Q con S T più delta T. Quanto vale la carica che è fluita tra T e T più delta T? Sarà la carica conteggiata da T0 a T più delta T meno quella conteggiata da T0 a T. In altre parole, che cosa ho fatto? Ho fatto questo, immaginate l'asse dei tempi, qui c'è T0, T più delta T. Vi sto dicendo, per calcolare quello che accade qui, io ho calcolato quello che è accaduto qui e gli ho tolto quello che è accaduto qui. Questa è T0, T più delta T. Questo è T0, T. Faccio questo meno questo, ottengo questo. Vabbè? Perché tutta questa posizione? Lo vedrete fra un attimo il motivo. Ve ne accorgerete immediatamente, perché una volta che ho scritto quella carica come differenza di valori assunti in due istanti T e T più delta T, è immediato introdurre il concetto di corrente media, intensità di corrente elettrica media. Se questa è la carica che è fluita in un intervallo di tempo lungo T, se la divido per l'intervallo di tempo stesso ottengo il valore medio della corrente che è fluita attraverso la superficie. Attraverso la superficie S. Quindi posso definire l'intensità di corrente media come la carica netta che è fluita tra T e T più delta T diviso delta T. Corrente media, o più precisamente intensità di corrente media. La corrente elettrica, come sappiamo, si misura in ampere, e visto quello che vi ho appena scritto, l'ampere corrisponde a coulomb diviso secondi, cioè quanti coulomb al secondo hanno mediamente attraversato questa superficie nel testo che abbiamo indicato. Questo è quello che ci dice la corrente elettrica. Quindi, se c'è più corrente, significa che a parità di intervallo di osservazione sono fluiti più coulomb attraverso quella superficie. Questa è la corrente media, si applica qualunque sia la lunghezza di delta T. Un po' come quando in fisica avete calcolato la velocità media. Velocità media è un concetto che potete applicare a qualsiasi intervallo. È il tutor dell'autostrada, prende due traguardi, fa la media di quello che avete fatto tra i due traguardi. Invece l'autovelox che fa? La stessa operazione ma su distanze molto più piccole, quindi si avvicina al concetto della cosiddetta velocità istantanea. La corrente istantanea, questo è un valore medio di un intervallo, quanto vale istante per istante la corrente? Cosa vi va fatto? Vi ho fatto l'esempio, per passare dal tutor all'autovelox che si fa? Si riduce delta T. Teoricamente delta T deve andare a zero, ecco perché prima ho messo questa grandezza nella forma di differenza, perché adesso per poter passare alla velocità istantanea, quindi alla corrente istantanea, mi basterà fare il limite per delta T che tende a zero. E una volta che ho messo il numeratore in questa forma, capite subito che questa è una forma che immediatamente tira fuori la derivata. È un rapporto incrementale. Facendo tendere delta t a zero ottengo la definizione di derivata. Quindi
La corrente istantanea, quella che istante per istante attraversa la superficie S nel verso prefissato, per definizione è il limite della corrente media per delta t che tende a zero. Per definizione non è altro che la derivata temporale della carica che attraversa questa superficie. Questa è la corrente istantanea. Quindi la corrente elettrica intanto è un concetto che è associato ad una superficie. Quindi se cambiate la superficie cambia la corrente. Ok? Quindi la prima cosa da osservare è che è un concetto integrale legato al flusso di carica attraverso una superficie data. Se cambiate S, a parità di tutto cambierà la corrente. Ci sta raccontando quanta carica passa nell'unità di tempo. La corrente media, vi ripeto, è la carica che è fluita in un certo intervallo di lunghezza qualsiasi diviso l'intervallo stesso. Quella istantanea la si ottiene con la derivata di questa funzione. Se andate a graficare nel tempo l'andamento di QS di T, fate la derivata e prendete la corrente. Ovviamente questo significa pure che se conoscete la corrente nel tempo, per calcolare la carica che è fluita dovete fare l'integrale. La carica che è fluita da T a T, da T1 a T2, chi sarà? Sarà l'integrale nel tempo della I di T tra T1 e T2, invertendo l'ultima relazione. Bene, la carica, scusate, la corrente quindi è associata ad un flusso di carica. La corrente è uno scalare, è una funzione scalare del tempo. Tuttavia, proprio perché è associata ad un flusso di carica attraverso una superficie, se voglio descrivere la distribuzione di corrente sulla superficie, devo introdurre un concetto vettoriale, non più scalare. Il concetto di densità di corrente. Mentre prima la densità di carica era un concetto scalare, che significa scalare. La densità di carica è un campo scalare, vi dice punto per punto dello spazio e istante per istante del tempo quanto vale la carica depositata per unità di volume in quel punto. Quindi è uno scalare. Un campo vettoriale invece è un campo che ti fornisce una distribuzione punto per punto, istante per istante di un vettore. Facciamo un esempio, un campo scalare è il campo di temperatura in questa stanza. È un valore scalare, tuttavia in ogni punto trovate un valore diverso e in ogni istante di tempo la temperatura evolve, ma è pur sempre un campo scalare. Così come, che ne so, il campo di pressione è un campo scalare. Il campo gravitazionale non è un campo scalare, è un campo vettoriale. Punto per punto e istante per istante potete trovare un valore diverso del vettore, così come il campo elettrico, come vedremo, così come il campo magnetico. Quindi la differenza è nella natura della grandezza che stiamo studiando. Quando andiamo a parlare di carica, la sua densità è un campo scalare, quindi si fa l'integrale di una funzione scalare, che cambia nello spazio e nel tempo. Che succede per la corrente? Siccome la corrente è un concetto associato al flusso di carica attraverso una superficie, come faccio a descrivere la sua distribuzione? Immaginate un esperimento, anche qui un esperimento concettuale, immaginate di avere per semplicità un flusso di cariche che si muovono tutte con la stessa velocità, uniforme nello spazio, quindi Q e V. Quello che diciamo in realtà poi può essere esteso anche ai casi più
complicato. Allora immaginate di voler intercettare la carica che attraversa questa sezione S. Abbiamo detto nell'intervallo T, T più delta T. Quindi voglio calcolarvi la corrente media che attraversa questa sezione. La sezione S avrà, sarà orientata, supponiamo che essi siano superfici piane, per semplicità significa che esiste un solo versore normale, quindi lo potete orientare o in questo verso o nel verso opposto, supponiamo che questo sia il verso positivo. Allora, se la carica si muove a velocità V, qual è la carica che ha attraversato la Q con S di prima? La carica che ha attraversato la mia superficie S nell'intervallo T, T più delta T, quanto vale? È tutta la carica che si trovava, che era contenuta in un cilindro la cui lunghezza è uguale al tratto di strada che può percorrere questa carica nell'intervallo di lunghezza delta T. Come faccio a calcolarmi questo tratto di strada? Devo capire qual è la componente della velocità allineata con quest'asse, l'asse è quello dato dalla normale del cilindro, e poi semplicemente nota questa componente, poiché ho assunto la velocità costante, la lunghezza sarà velocità per il tempo. Bene, qui apro una parentesi, come faccio a calcolarmi la componente di un vettore lungo una certa direzione? Anche qui un po' di richiami di fisica. Se io ho un vettore A e voglio calcolarmi la componente di A lungo X, come si fa a calcolare la componente di un vettore lungo un asse? Si prende il versore di quest'asse. Intanto cos'è il versore? Io do per scontato che queste cose siano chiare per tutti. Un versore è un vettore a norma 1, lunghezza 1. Quindi la lunghezza, il versore dell'asse X è quel vettore che ha stessa direzione, stesso verso dell'asse che abbiamo definito, ma di lunghezza unitaria. Allora, per calcolarmi la componente AX, questa qui, cosa si fa? Quindi per proiettare il vettore A lungo la direzione X, basta fare il prodotto scalare di A per il versore. A con X, la componente A con X, non è altro che A moltiplicata scalarmente per il versore. E infatti, come è definito il prodotto scalare da due vettori? Modulo per il coseno dell'angolo compreso. E questo è teta. Io avrò modulo di A, modulo di X che è 1, per il coseno di teta. Quindi quando voglio proiettare, voglio la componente di un vettore lungo una certa direzione, basta fare il prodotto scalare di quel vettore per il versore di quella direzione. Ok? Questo ce lo riproveremo sempre, quindi ricordiamoci questo risultato che è molto importante. Quindi a questo punto, qual è la componente utile di questa velocità? Se io mi muovo con questo
più esagerato. Se le mie cariche si stanno muovendo con un vettore di velocità che è quello che vi ho disegnato qui, significa che una volta che arriveranno sulla superficie la situazione sarà questa. Vedete? Questo vettore V in generale non è parallelo a N. Immaginate che io volessi calcolare, noi ci mettiamo in moto in questa stanza, ci mettiamo ognuno a girare con una propria velocità. Immaginate che S sia la superficie, sia la porta di questa stanza. Voglio calcolare quanti di noi riusciranno ad uscire da questa porta. Che può succedere? Se io arrivo, questa è la porta, quindi questa è la direzione normale della porta, io posso arrivare con una velocità orientata così, quindi sicuramente attraverso la porta. Ma io posso arrivare anche con una velocità orientata così, cioè passo parallelamente alla superficie della porta. In questo caso il flusso è zero, non esco dalla porta. Nella situazione intermedia io avrò un vettore che ha una componente parallela e una componente ortogonale. Qual è la componente che mi dà flusso? Quella ortogonale. Quella parallela non penetra, non fora la superficie che ho considerato. Quindi, tornando al discorso di prima, vedete, in questa situazione il prodotto scalare è massimo. Tutta V è orientata lungo N. In questa situazione il prodotto scalare è zero. Non c'è nessuna componente normale. Se non avete componente normale, non c'è flusso. Se avete tutta la componente uguale, tutto il vettore allineato con la componente normale, il flusso è massimo. Nel caso intermedio, qual è la componente utile all'attraversamento di questa superficie? Dovete proiettare V su N. Quindi vi verrà V coseno di teta. Quindi la componente di velocità utile è V coseno di teta. Quindi, qual è a questo punto la carica che ha attraversato il mio tratto di lunghezza L? Tutta quella contenuta in un cilindro di lunghezza, V delta T. Chi si trova prima, la carica che si trovasse qui, nell'intervallo delta T non fa in tempo ad arrivare alla superficie. Ok? Quindi, quanto vale la carica che ha attraversato questa superficie per quanto T più delta T? Bene, se introduco, mettiamo N la densità numerica di carica, cioè il numero di cariche per unità di volume contenuta all'interno di questo cilindro, sarà NQ per il volume occupato da questo cilindro. Volume è dato da S per L. Quindi NQS V coseno di T delta T. Questa è la carica. Quindi ripeto, quanta carica è fluita? Tutta quella contenuta in questo volume. Il volume è lunghezza per superficie di base di questo cilindro. La lunghezza è data, conoscendo la velocità, dalla velocità, dalla componente della velocità allineata con l'asse, o se volete ortogonale alla sezione, che è solo quella che ci dà flusso, che è V coseno di zeta, per il tempo che gli abbiamo dato a disposizione per attraversare questo spazio. A questo punto, se divido per delta T, ottengo, se divido per delta T e faccio il limite per delta T che tende a zero, ottengo la corrente. La corrente che attraversa questa superficie, ci metto un pedice S per ricordarci che attraversa questa superficie, è data da
n q di coseno di teta per s. Che scrivo come j per s, dove j è questa roba qui. J è la densità superficiale di corrente, I con S di T diviso S. Quindi la corrente totale che fluisce attraverso una superficie la vedo come la densità superficiale di corrente per la superficie stessa. Ovviamente densità superficiale di corrente, o anche densità di corrente direttamente, saranno ampere su metri quadri. Ampere su metri quadri. Bene, questo è il caso più semplice, in cui abbiamo supposto velocità uniforme, tutte le cariche uguali, quindi la relazione V scalare N è sempre V coseno di teta. Nel caso generale, J, nel caso generale, allora NQ che cos'è? N è la densità numerica dei portatori di cariche, Q è la carica del singolo portatore, quindi NQ verrà sostituita da ρ, la densità volumetrica di carica. V coseno di teta sarà l'effetto della proiezione della velocità V sul versore ortogonale alla superficie S. Quindi nel caso generale la densità di corrente si introduce come ρ per V, chiaramente a differenza del caso che abbiamo studiato, stavolta possiamo metterci nelle condizioni più generali possibili, quindi la densità di carica dipende dalla posizione e dal tempo, la velocità stessa potrà dipendere da posizione e da tempo, quindi questo è il caso generale. E quindi nel caso generale qual è il legame tra corrente e densità di corrente? È quell'operazione matematica che si chiama flusso di un vettore attraverso una superficie, cioè questo qui, questo risultato, che scrivo vale nel caso uniforme, nel caso generale si enuncia in questo modo. I con S è uguale al flusso attraverso S della densità di corrente. Che cos'è il flusso di un vettore? Esattamente l'operazione che abbiamo fatto qui. Vedete, il flusso non è altro che l'integrazione sulla superficie che avete scelto di chi? J scalare n, che cos'è? Abbiamo detto prima, è la componente normale di J. Quindi voi prendete il vettore V, in questo caso avevamo un'unica velocità, ma immaginate che nella situazione normale in questo punto la velocità è così, in quest'altro punto è così, in quest'altro punto è così, quindi voi non avete sempre V coseno di teta, perché in ogni punto cambia teta praticamente, e cambia anche V. E quindi quando la distribuzione non è uniforme sulla superficie, cosa si fa? Punto per punto si calcola questo, la componente di J lungo N, e poi si fa l'integrale, cioè si sommano i contributi sulla superficie.
È chiaro che se J è uniforme, J perenne è costante, come nel caso precedente, cioè se J è sempre orientata allo stesso modo e ha la stessa lunghezza per ogni punto della superficie, e allora il prodotto J per n è una costante, lo tirate fuori dall'integrale e vi viene questo, e vi resta l'integrale di 1 che non è altro che la superficie, quindi J per S. Se J è uniforme significa che voi sulla superficie, sulla sezione di un conduttore, trovate sempre la stessa quantità di ampere a metro quadro, quindi se dimezzate la sezione, dimezzate la corrente. Se prendete un quarto di sezione, su quel quarto di sezione troverete un quarto della corrente totale. Ma se la corrente non è distribuita uniformemente, non è affatto detto che prendendo la metà della sezione trovate la metà della corrente, potreste trovarne i tre quarti, perché in quel pezzo, in quella parte di conduttore sta scorrendo più corrente che nell'altra metà. Quindi la relazione generale è questa. Ok? Quindi, nel caso in cui parliamo di carica, la carica di un volume è l'integrale di volume della densità di carica, che è uno scalare. Attenzione, anche qui stiamo integrando uno scalare, siamo attenti. Questi sono due vettori, è vero, ma tra questi due vettori si fa un prodotto scalare. Quindi il risultato di quel prodotto è uno scalare. L'integrale di uno scalare vi dà uno scalare. La corrente è uno scalare, non è un vettore. La densità di corrente è un vettore perché è legata alla velocità. Quindi, punto per punto, conoscete la distribuzione di carica e la distribuzione delle velocità associate a questa carica. Può essere una distribuzione qualsiasi, oppure, come vedremo poi nei nostri casi, l'interesse pratico può assumere delle simmetrie, delle proprietà particolari che poi ci torneranno utili per calcolarci materialmente questo risultato, questo vettore. Noi in realtà d'ora in poi toglieremo il pedice S. Ve lo lascio perché in questa prima fase dobbiamo sempre ricordarci che se a parità di tutto cambio S, cambia la corrente. Quando io vi dico la corrente di un dipolo, come vedremo, significa che se questo è il terminale di un dipolo, se vi parlo di corrente del dipolo, io sto immaginando di prendere una sezione completa del conduttore. Quindi anche lì c'è una scelta della sezione. Si suppone di tagliare in maniera netta il conduttore e quindi prenderne una sezione completa. Questo, e poi chiudiamo, vi fa capire immediatamente il significato di questa scelta qui. Cosa significa orientare la sezione? È esattamente il motivo per cui quando studiamo un dipolo elettrico vi ho detto dovete dare un orientamento alla corrente. Quando vi ho detto il dipolo elettrico dovete decidere se la corrente è questa o è quella col verso opposto. Questa scelta che facciamo nel dipolo, il dipolo è un simbolo in cui abbiamo perso anche la dimensione, il conduttore reale è diventato un filo, quindi si è persa, se volete, anche la dimensione fisica del diametro, però è rimasto questo. Che cos'è questo verso qua? È questo, perché tutto quello che vi ho detto stamattina non si può scrivere, resta indeterminato come segno se io non scelgo qual è il verso di attraversamento della sezione. Io devo poter dare un segno alla carica e quindi alla corrente. Per fare questo devo decidere, ma per me è positivo il flusso uscente da questa porta o quello entrante? È indifferente se scelgo l'uno o l'altro, ma devo fare una scelta, altrimenti non posso scrivere queste equazioni, non posso scrivere questi risultati, non posso assegnare un segno, che è fondamentale nell'elettromagnetismo perché, come vi dicevo prima all'inizio, nell'elettromagnetismo occorre discriminare i segni perché i segni ci danno comportamenti opposti. Non possiamo lasciare indefinita la carica dicendo può essere più o meno, o la corrente può essere più o meno, perché altrimenti non potremmo proseguire con la teoria e col modello.